Tra tutte le emergenze che il nostro mondo sta vivendo e che probabilmente vivrà, ce n'è una in particolare che ha un atteggiamento un po' bizzarro. Nel senso che compare in tutti i vari telegiornali e media mainstream come se fosse assolutamente la fine del mondo, poi invece di colpo sparisce come se non fosse mai esistita, nessuno ne sa più niente, per poi magicamente apparire di nuovo con una gravità senza precedenti. Ecco, questa abitudine di comparire e scomparire in continuazione ci lascia sempre dei seri dubbi e stiamo ovviamente parlando della emergenza climatica. Tutti noi abbiamo ben in mente di che cosa si tratta, tant'è che su questo canale ormai sono stati fatti anche diversi video a riguardo, ma oggi qui non andremo ad analizzare quanto ci sia di vero dietro alla produzione di CO2, quanto la CO2 sia in grado di influenzare il pianeta, il riscaldamento globale, la temperatura media, insomma tutte queste cose qui, no, sono stati trattati in un video dedicato. Noi oggi con questo video parleremo di un altro argomento che spesso non viene mai trattato ma che è veramente imbarazzante quando si tratta del riscaldamento globale. Stiamo parlando del fattore di responsabilità. Questa parola, che spesso viene sempre dimenticata, è molto importante da conoscere perché ci permette di capire veramente che cosa si intende per emergenza climatica. Ma prima facciamo un passo indietro, perché giustamente, come tutti voi sapete, verso la fine del 2023 si è tenuta la COP28, che dovrebbe appunto essere, diciamo, l'evento mondiale in cui tutti i più importanti capi di Stato, comunque tutte le più importanti aziende o persone che hanno effettivamente delle responsabilità per quanto riguarda l'ambiente, si devono incontrare, decidere e fare qualcosa per migliorare la situazione. Ebbene, questa COP28 si è rivelata essere un fallimento. Il grande evento che avrebbe dovuto trovare la soluzione definitiva per risolvere l'emergenza climatica si è risolta con un nulla di fatto. E questa non è certo una notizia contorta, distorta, misteriosa, nascosta. È alla luce del sole. Infatti, basta leggere una qualsiasi testata giornalistica per avere la conferma. Ora, infatti, insieme leggeremo qualche articolo a riguardo per dimostrare che qui nessuno sta inventando nulla. Allora, COP28, la bozza d'accordo delude le aspettative, molti gli scontenti, UE e USA, fare di più. Ecco, su questo fare di più ci ritorneremo tra un attimo, perché è molto importante ed interessante capire cosa esattamente si intende per fare di più. Per ora continuiamo a leggere gli articoli. Quindi viene da chiedersi, ma come mai questa delusione? Perché il COP28 è fallito? La risposta sta appena sotto. Il nodo principale è la mancata uscita dai combustibili fossili. Ed eccolo qui il problema principale. Nessuno vuole abbandonare i combustibili fossili. O meglio, nessuno si vuole concretamente impegnare nell'abbandonarli. Ma qualcuno può pensare che magari questa delusione sia solo un caso isolato e che comunque negli altri anni si è comunque fatto tanta strada, si sono avuti dei veri successi. Invece no, perché se andiamo a vedere anche il risultato della COP27, quindi quella dell'anno 2022, il risultato è sempre lo stesso. Delusione COP27. I governi fanno troppo poco. Un altro esempio. COP27. Approvato il documento finale. UE delusa. E se pensate che i fallimenti finiscano qui, vi sbagliate di grosso. Se ad esempio andiamo addirittura di qualche anno fa, come ad esempio la COP23, scopriremo che è successa esattamente la stessa cosa. COP23, un altro fallimento. Notare che la COP23 risale al 2017. Ecco, quindi ora dovrebbe essere chiaro a tutti. L'evento annuale COP, che ripetiamo, dovrebbe essere l'evento definitivo per trovare una soluzione alla crisi climatica, da anni e consecutivamente fallisce, senza portare effettivamente delle soluzioni valide, concrete ed efficaci. Il motivo principale di tutti questi fallimenti sta nel fatto che, come abbiamo detto poco fa, nessuno vuole abbandonare i combustibili fossili che, si dice, inquinano a favore delle risorse rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, l'energia eolica, eccetera. Ed è proprio per questo che i vari governi, l'Europa, l'America, l'Italia, si dicono delusi e che bisogna fare di più. Benissimo, potrebbe avere anche senso. Ma la domanda ora è, vi siete mai chiesti effettivamente i vari governi e i vari stati
cosa fanno nel concreto prima di poter dire dovete fare di più? La risposta è assolutamente niente. Anzi, fanno esattamente il contrario. Invece di favorire la crescita delle risorse rinnovabili, loro vanno a finanziare la produzione di combustibili fossili. Sì, sembra un paradosso, ma purtroppo non lo è. Quindi leggiamo qualche articolo di approfondimento, perché altrimenti c'è il rischio che non mi crediate. Prendiamo come primo esempio l'Italia. Vediamo effettivamente che cosa ha fatto. L'Italia è il sesto più grande finanziatore di combustibili fossili al mondo. Nel dettaglio, tra il 2019 e il 2021 ha fornito 2,8 miliardi di dollari all'anno in finanza pubblica per i combustibili fossili, più di Arabia Saudita e Russia. Solo il 3,5% dei finanziamenti internazionali del nostro paese in tema di energia va alle rinnovabili. Qui la situazione è molto grave, eh? Una quota molto inferiore della finanza pubblica italiana è andata all'energia pulita, una media annua di 112 milioni di dollari tra il 2019 e il 2022. Ciò significa che su un totale di 3,2 miliardi di dollari per il finanziamento dell'energia, l'89,8% è andato ai combustibili fossili e il 3,5% è andato all'energia pulita. Non so se avete capito la gravità della situazione. Il governo italiano, che da quello che abbiamo appena scoperto è uno dei più grandi finanziatori e che quindi è una delle più grandi, diciamo, potenze che è in grado effettivamente di fare qualcosa, non fa assolutamente niente. Anzi, va a finanziare esattamente quello che dice di voler combattere, ovvero la propagazione e l'uso dei combustibili fossili. Qui ci stanno prendendo chiaramente in giro, perché non puoi venirmi a dire che sei deluso per il mancato interesse della COP28 nei confronti delle risorse rinnovabili se tu stessa sei la prima poi a non finanziarle. Qui sì che c'è una mancanza di responsabilità. Poi il governo ha anche il coraggio di complicare la vita dei singoli cittadini mettendo tutte quelle limitazioni alla viabilità, ad esempio delle strade di Milano, dei centri dove se non hai un'auto elettrica non puoi passare lì perché altrimenti inquini troppo? E se pensate che l'Italia sia solo il caso isolato, anche qui vi sbagliate di grosso, perché è tutto il mondo che continua a finanziare i combustibili fossili a discapito delle energie rinnovabili. Per avere la conferma definitiva, leggiamo questo articolo. Il consumo di carbone nel mondo batte un nuovo record nel 2023. Il pianeta non ha mai consumato così tanto carbone. Nel 2023 la domanda globale ha raggiunto 8,53 miliardi di tonnellate, un record assoluto, soprattutto a causa del forte aumento in Cina, India e Indonesia. Ma come mai l'utilizzo del carbone è esploso in questa maniera? Ecco, ed è qui che arriva la parte divertente, o forse meglio dire tragicomica. Perché uno dei motivi che sicuramente ha influenzato maggiormente la crescita esponenziale dell'uso del carbone sono le auto elettriche. Sì, perché dal carbone si ricava il litio, che è un componente fondamentale per la maggior parte di tutte le auto elettriche che attualmente sono in produzione e che continueranno a esserlo nei prossimi anni. Qui già si intuisce il grande paradosso delle macchine elettriche, ma non preoccupatevi perché in futuro uscirà un video dedicato alle macchine elettriche proprio con questo format e fidatevi che ci divertiremo un sacco. Quindi assicuratevi di essere iscritti a questo canale YouTube e di attivare le notifiche, così sarete sicuri di non perdere i prossimi video che usciranno su questo canale. Ma ora torniamo al problema dei combustibili fossili. Come abbiamo appena visto, qui c'è uno dei casi più eclatanti di ipocrisia. I vari governi del mondo ci dicono che sono delusi e che bisogna fare di più, proprio col ditino alzato così, quando si tratta di energie rinnovabili, ma loro stessi sono i primi che fanno esattamente il contrario. Le energie rinnovabili non ne vogliono sapere niente, anzi investono e favoriscono l'utilizzo dei combustibili fossili. Io a volte faccio davvero fatica a capire come certa gente non riesca a capire effettivamente quale sia il vero problema, altro che il concetto di riscaldamento globale, crisi climatica e tutte queste cose qui. Qui c'è un vero e proprio problema di responsabilità che, come abbiamo appena visto, è generato proprio da una grande ipocrisia dei vari governi, che poi sono proprio loro quelli che effettivamente possono fare qualcosa per cambiare in meglio la situazione.
ma invece non lo fanno. Ma alla luce di tutte queste palesi contraddizioni, com'è possibile che tutti i vari telegiornali e media mainstream continuino a menare sul fatto che c'è l'emergenza climatica, che bisogna fare qualcosa perché altrimenti moriremo tutti? Ecco, per continuare a fare finta di nulla, bisogna toccare il discorso della responsabilità e quindi serve un capro espiatorio a cui dare la colpa se questi cambiamenti effettivamente non avvengono. E chi sarà mai questo capro espiatorio? Tu! Sì, tu che stai guardando questo video, io, i tuoi amici, le persone che conosci o, più in generale, le persone comuni come noi. Sì, perché infatti tutti i giorni praticamente ci continuano a dire che dobbiamo avere una maggiore responsabilità sulle nostre scelte, prendere più mezzi pubblici anziché usare la macchina, comprare la macchina elettrica perché quella a combustione consuma troppo. Insomma, è chiaro a tutti dove vogliono andare a parare. Ma sapete che tutte queste accuse sono assolutamente infondate? Sì, perché i veri responsabili di tutto questo disastro climatico, oltre ai governi di cui abbiamo parlato prima e che non serve approfondire oltre, non sono le persone comuni, bensì le persone ricche. E se questo può sembrare il solito attacco che si fanno alle persone ricche perché si è invidiosi dei loro soldi, sappiate che siete completamente su una strada sbagliata, perché studi scientifici dimostrano esattamente questo. Per avere la conferma di ciò, leggiamo questo articolo che parla di disuguaglianza climatica. Leggiamo qui: l'1% più ricco inquina come il 99% più povero in 1500 anni. C'è da precisare che questo studio non è stato fatto dal gruppo di complottisti del bar Losco sotto casa, ma è stato fatto dall'Istituto Ambientale di Stoccolma. Quindi a serietà ci siamo. Ma se andiamo più nel dettaglio, in un anno l'1% più ricco della popolazione mondiale, 77 milioni di persone, produce la stessa quantità di gas a effetto serra del 66% più povero, circa 5 miliardi di persone. Un divario che è costruito principalmente sulle differenze tra stili di vita, oltre che sugli investimenti dei più ambienti nelle industrie inquinanti, a partire da quelle dei combustibili fossili. Che questi stili di vita remino contro la transizione, la rallentino, è evidente se si leggono i dati sulla disuguaglianza climatica in un'altra prospettiva. Secondo i calcoli di Oxfam, ogni anno le emissioni dell'1% più ricco cancellano le emissioni risparmiate nel mondo grazie all'energia rinnovabile generata da 1 milione di turbine eoliche. Ed eccoci dunque arrivati alla conclusione finale del nostro ragionamento. Se il mondo, o più precisamente i governi, volessero davvero cambiare la direzione per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse rinnovabili, uno, dovrebbero iniziare loro stessi a impegnarsi di più e non fare il contrario di quello che dicono. E due, se vogliono trovare dei responsabili nella popolazione umana, dovrebbero prima andare a parlare con i ricchi del pianeta e poi, una volta che hai sistemato loro, se ancora c'è questo problema, venite da noi, ci parlate e ci dite che sì, dobbiamo comprare l'auto elettrica perché altrimenti inquiniamo troppo, ma non il contrario. È chiaro che dal punto di vista logico ha molto più senso ed è molto più facile intervenire su quel 1% piuttosto che il 66% della popolazione normale. L'1% è molto più semplice da gestire e controllare. Ma no, loro sono ricchi e i ricchi non si toccano. Ed ecco che quindi loro possono fare i viaggi stratosferici con gli aerei che inquinano un sacco o con le navi da crociera che inquinano ancora di più e nessuno gli dice niente. Mentre invece alle persone comuni come noi la vita viene sempre più complicata da restrizioni come ad esempio appunto la viabilità nei vari centri urbani che si sta restringendo sempre di più. Ed ecco appunto il vero problema di questo riscaldamento climatico. Non è tanto quanto CO2 produce l'uomo, ma è un discorso di chi è il vero responsabile. E con questo video l'abbiamo dimostrato. E quindi, volenti o non volenti, bisogna capire che tutto questo concetto della transizione ecologica e l'abbandono dei combustibili fossili non è mai stato un vero problema da risolvere, ma è solo una subdola strategia affinché i soldi nelle nostre tasche finiscano nelle loro. Grazie per la visione.
Se il video ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, ti invito a lasciare un like e di iscriverti al canale, in modo da non perdere i nuovi video in arrivo. Un saluto e ci vediamo al prossimo video!